La potente preghiera a Maria per sciogliere nodi impossibili. Nella nostra vita spesso ci ritroviamo dinanzi a situazioni per cui non riusciamo a vedere una via di uscita. Rivolgiamoci a Maria, mettiamo nelle sue mani benedette i nodi della nostra vita che tanto ci rendono infelici, specialmente quei nodi impossibili. Chiediamogli di scioglierli e di scioglierli per sempre, perché non tornino mai più. Recita questa preghiera con fiducia e abbi fede che il tuo nodo impossibile sarà sciolto per sempre. Recitala come una novena, per 9 giorni di seguito, o se ne sei impossibilitato, recitala almeno per 3 giorni di seguito. Se il nodo è davvero impossibile, recitala per tutto il mese più volte al giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine Maria, Madre nostra tenerissima, piena di grazia, voi avete sempre accettato con totale umiltà in tutto il corso della vostra vita la volontà del Padre Celeste, non permettendo mai al maligno di farvi cadere nelle insidie del male. O Divina Madre Mediatrice, poiché siamo certi che non smettete mai di intercedere presso il vostro Divin Figlio Gesù, con grande umiltà ci rivolgiamo a voi per essere aiutati ad affrontare, risolvere e superare le tante difficoltà che ostacolano la nostra vita. O Madre misericordiosa, con molta dolcezza e con grande pazienza ci insegnate come sciogliere ed eliminare i nodi che mettono disordine ed opprimono la nostra vita. O Santa Madre di Dio, nostra Madre premurosa, come figli devoti, vi chiediamo di liberarci dalle insidie e dalle perfide catene con le quali il maligno vuole tenerci prigionieri. Per questo vi chiediamo di accogliere nelle vostre santissime mani i nodi che vi presentiamo. Nominare i nodi. O Madre Beatissima, con il vostro aiuto e la vostra intercessione, sciogliendo i nodi che ostacolano la nostra vita, concedeteci la grazia di essere liberati da ogni male e da ogni disordine che ci allontana dalla grazia divina e ci impediscono di sentirci veri figli di Dio. Sarà così, o Vergine Immacolata, che liberi da ogni confusione e da ogni orrore, potremmo lodare e glorificare in tutte le cose il Padre Celeste, l'Eterno ed Onnipotente Creatore, conservandolo serenamente e fedelmente nel nostro cuore, per servirlo sempre con carità nella persona dei nostri fratelli in Cristo. Amen. O Beatissima Vergine Maria, che sciogli i nodi impossibili, prega per noi che ricorriamo a voi. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Thank you.